all'attacco del pizzo rondegno ai piedi del cavallo, che è questo monte tutto fatto a onde, non posso che rimanere stupito da tanta meraviglia, nonostante il disastro della focolaccia, che è la cava che vediamo qui a ovest, sotto la parte terminale dell'ultima onda del cavallo. Lassù c'è anche qualcuno che sta ultimando la vetta principale, andando su per onde molto pericolose. Questo canalone è cardetto e là dietro c'è la tambura, dietro questi alberi. Adesso poi quando salgo su al Pizzo Rondegno si vedrà meglio, con tutte le creste che raggiungono la Rocandagia. Io sto andando in questa direzione, che è il lato che dà sul Pisanino, è una parte, diciamo, intermedia, che poi porta su attraverso il Canal Sarpero per la vetta principale del Pisanino. Ancora una bella visuale prima di scendere del tutto dal Pizzo Rondegno. Qui c'è una panoramica Roccandagia, tambura sotto le solite nuvole, il gruppo del cavallo con le sue onde, i pizzi, il retro di Foce di Cardeto. Io sto scendendo, stesso lato. E questo che emerge è il Pisanino. Sto scendendo dallo stesso lato, sono arrivato all'omino della punta centrale con un vento che portava via, e quindi ho soltanto le foto, ma senza la mia presenza, perché c'era pochissimo spazio, era molto esposto, ma soprattutto c'era un gran vento, ma vento veramente forte. E adesso sto scendendo dalla solita strada. Questo qui davanti è il ravanetto della focolaccia, e quello è la Roccandagia col Grondalpo, che è questo nasone con quel salto. E invece quella cengia verde è la sella Roccandagia che arriva dal 177, e là dietro questa dorsale c'è Campocatino, la tombaccia e il sentiero che appunto conduce su dalla normale della Roccandagia, se si può dire normale. Questi sono dei bei fiori, giù da questo canalone, un po' di relax dopo questo impegnativo traguardo, che è il 51esimo delle Apuane, che è il Pizzo Rondegno 1,5 e 80. Comunque siamo in una delle antecime, diciamo, del Pisanino, che è quello lassù in cima. Qua ci sono degli scalatori che stanno scendendo giù, si stanno facendo tutte le creste del cavallo e stanno scendendo verso la normale, che poi porta alla finestra, a Forcella di Porta. Eccomi dunque di nuovo sulla Marmifera, e quella lastra argentea che si vede qui davanti sotto il Pisanino, che è questo in realtà, quello è Pizzo Maggiore. La lastra argentea che io ingrandisco è Pizzo Rondegno. Io vengo da lì, là si vedono le onde del cavallo. E questa è la Marmifera, non so se è contrassegnata come 36, ma comunque è anche il sentiero dei mille, perché ci sono delle segnaline, sentiero dei mille, contrassegnate anche con dei pipistrelli. E quindi adesso confluiamo alla galleria e riprendiamo la macchina. Qui sotto c'è una cava, come al solito, e là abbiamo Gorfigliano,
quello è il monte appena fatto l'altro giorno, il Calamaio, e là si vedono gli Appennini che io avevo provato a cimentarmi stamattina andando verso Casone di Profecchia, ma c'era troppa nebbia e ho optato in questa direzione, tergiversando. Infatti il tempo mi ha dato ragione perché, come si vede, sembrava piovesse, invece si è schiarito. Quindi qui siamo davanti al Pisanino, Pizzo Maggiore, Pizzo Rondegno, Cavallo, questa cava e la Mirandola con l'Antecima, che è questa qui a est, che è un po' più in bassa, che degrada verso Gorfigliano, che ho fatto pochi giorni fa. Adesso rientriamo. Questa è la Marmifera, è lassù. A sinistra ci sono le cave della Carcaraia e in cima a queste cave c'è la Bissoroversi. Ma c'era una sbarra, ho evitato di andarmi a complicare la vita. Adesso devo scendere giù, si vede la strada e vado a confluire. Forse andrò a fare un'indagine in Valle Arnetola, valli di sopra, come ultima escursione di studio per valutare se la strada è sbarrata oppure no il sabato e la domenica, perché anche lì ci sono le cave, c'è la cava di Piastra Bagnata, la cava Ballerina, insomma. E quindi adesso facciamo una perlustrazione in macchina per vedere se prossimamente, in un weekend o addirittura domani, si possa fare un tentativo o per il Pallerina via cave oppure per la strada Marmifera arrivare al punto d'innesto del 35 per andare su al Passo Tambura e valutare la difficoltà del Monte Focoletta, che è un'altra di quelle vette minori sotto la Tambura che appunto non ho ancora visto. Recentemente sono stato sul Monte Crispo, che è l'antecima più alta della Tambura, e appunto adesso si tratta di valutare una via nuova per non fare sempre le stesse strade, e il Passo Tambura preso dalla Valle Arnetola potrebbe essere un buon punto d'attacco, anche perché è abbastanza corta. Queste sono tutte le creste, una cosa magnifica, spettrale con queste cave, ma magnifica nello stesso tempo. E con questo vi saluto.